Ciao raga, ciao raga, faccio questo gameplay di Gamester Vegas. Sono tanti soldi, se considero che non è un lavoro fisso. Registro questo. La sua missione conferma che ha infranto il diritto di voto precedente di questo turistico. L'immigrazione ora stabilirà se rispetterà il nuovo visto turistico e se il fidanzato la aiuterà durante il soggiorno. Finalmente credo di aver trovato l'uomo giusto, di cui potrò innamorarmi. È per Android questo qua. Questa applicazione non so se neanche se è per iOS, è non so. Ma è un bravissimo. Non lo so perché l'ho registrata così. Del suo caso col supervisore. Facciamo una pausa. Prego una minima alchimia sessu. Prendo questo. Qualsiasi cosa che farebbe il dottor Flair. Soltanto in forma, ma proprio perfetta così. Polizia di calcagna. Perché? Che cosa hanno i miei occhi che non va? Sono bellissimi. Un po' tristi. Michele! Michele! Olga! Michele! Poi anticipo, Olga. È stato un piacere. Breve, ma sempre un piacere. Non fa l'invenzione mia questa. Allora, hai visto com'è bello il mio maestro Sergio? Sì, effettivamente. Non si vaga su. La macchina fuma. Per dei più piccoli e per deliziosi sorbetti. Sei, il potente motore di Rapido e le lame di acciaio inox sono in grado di macinare per avere il caffè sempre fresco. 7. Mescola perfettamente gli ingredienti per preparare pasti e merende sane. 8. Rapido grattugia alla perfezione parmigiano e verdure. Per parlarci di Rapido, ecco lo chef Jeremy Parker. Ciao, sono Jeremy Parker. È un onore essere qui per presentarvi Rapido. Lo userete ogni giorno. Sarà il vostro migliore amico in cucina. Iniziamo con un omelette per scatole. Come l'ho detto? La bacio comunque, non possiamo avere altra sfortuna. Ospedale. Dominio de... Allora. Dai, vabbè, guarda che pasticcere, tutto per... Teppismo. Ci gioco anche, diciamo, off camera. Un altro. Ok, sono aperta a tutto. Magari uno anche. Non so. Lamentare.
sulla... Guardate che faccio, Eccomi! Lavatevi le mani. Io vado sulla rampa. Il modo migliore che preferisco per rilassarmi è stare con la mia famiglia e con le persone che amo. Portate gli hamburger, avanti, datemi una mano. Mettiamoli sulla griglia? Mi serve un piatto. Che fame? Con i miei fratelli più piccoli passo meno tempo di quanto vorrei, e anche con mia figlia e mio figlio. Moltitudine di creature invisibili. Ed è proprio così. Le mucche pascolano nelle piane di marea, dove cresce della bella erba alta, e la adorano. Ogni fiume ha dei piccoli affluenti, ogni fiume ha dei canali mareali. Durante le piene di marea si scavano dei solchi che possono avere una profondità che va da 1 a 2 metri e un'ampiezza che varia dai 15 centimetri a quasi 2 metri. Sono voragini in cui mucche e vitelli possono restare incastrati e morire. Gli occhi e le orecchie sono le armi migliori. Mo' esplode. Tutta l'isola. Capita, mi rimane. In un certo senso è come la scansione di un radar. Quando percepisci qualcosa di strano, dai un'occhiata. A cercare i predatori, tirare la mandria con l'alta marea e tirare fuori i vitelli dalle sabbie mobili e dai canali mareali, c'è da diventare matti. Non ti puoi distrarre neanche. Questo video era lungo, 10 minuti come primo video. Veloce come il vento, suo fratello Otto, come la luce. La nostra l'ho comprata 20 anni fa. La poveretta ha facciato questi campi lungo e largo molte volte. Con mezza vita, ne? Sono steccato e due lame si sono piegate. Ora è tutto bloccato.
centro della baia, Oz si prepara ad andare alla ricerca dell'orsa e dei suoi cuccioli. I cavalli hanno un ruolo fondamentale nelle sue scorribande. Il mio è un lavoro di pattugliamento e per poterlo fare ci vuole un mezzo di trasporto. Sto con il cavallo dalle 5 alle 8 ore al giorno. Tra noi ci deve essere un'intesa perfetta. Oltre al cavallo è essenziale anche il fucile. Uso munizioni 30-06 e un'ottica sulla canna. Per proteggere me stesso e il bestiame, il fucile è fondamentale. Deve essere sempre funzionante ed efficiente. Va tenuto in buono stato. E oltre a un buon cavallo e a un buon fucile, ci vuole un'ottima fune, un ottimo laso. Bisogna catturare le mucche, legargli le zampe, trascinarle fuori dai pantani. Un buon laso ci vuole. Gioco la mattina. Mark mi ha detto che c'è una femmina di orso bruno. Appena muoio smetto. Cito. Lì le mucche ci sono. L'erba intorno all'isola è davvero di ottima qualità. È carice e a loro piace. Però ci girano alla larga perché c'è l'orsa. Queste bestie conoscono gli orsi bruni e ne sono terrorizzate. A volte si vede molto meglio con l'ottica del fucile. Ah, sì. Eccola lì. Due cuccioli nati da poco. Vista da qui sembra un bufalo, è gigantesca. Il posteriore, la gobba, le spalle, il collo e la testa. Ricorda un treno merci. È il luogo ideale per nascondere i cuccioli, quell'isola. È sicura? L'isola con l'alta marea è completamente isolata e anche con la bassa marea rimane comunque un posto fuori mano. Nella migliore delle ipotesi, l'orsa mangia l'erba da una parte e le mucche mangiano l'erba da un'altra. Lei prende i suoi cuccioli e poi si andrà tranquillamente via dall'altra parte del paese. Molti non sanno che gli orsi bruni sono prevalentemente vegetariani e si nutrono anche di pesce. Alcuni non mangiano affatto la carne, quindi potrebbe essere un'orsa erbivora e pescivora. Nella peggiore delle ipotesi, potrei beccarla ad attaccare una mucca oppure ritrovare una mucca uccisa da lei, e se mi aggredisse naturalmente sarei costretto a spararle. Ma non lo farà se mi terrò a distanza. Ho il diritto di difendere me stesso e la mia proprietà. È legale spararle se la copro sul fatto a uccidere una mucca. Sarebbe comunque molto dura, dovrei uccidere un'orsa e due cuccioli e...